Bene, allora, come indicato dentro il video, oggi siamo qui in compagnia di Matteo e del suo nuovo acquisto. Matteo, l'avete già visto all'interno del mio canale quando abbiamo presentato un'altra Alfa e sicuramente l'avete già visto anche con tutti gli scooter presentati, in quanto possiede uno Zip SP 180, chiaramente. E da lì poi è partito invece con le auto. Abbiamo presentato nel vecchio video, vi lascio il link in descrizione, l'Alfa. E oggi, esatto, e oggi invece siamo qui con un nuovo acquisto e quindi un nuovo restauro. Bene, allora, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, qui non si tratta, diciamo, di un acquisto, ma di un salvataggio. Questa 75 è stata salvata, diciamo così, dalla demolizione, perché il proprietario è venuto a mancare e gli eredi non avevano intenzione di metterci mano. E da lì nel video vedete anche le condizioni, era stata fermata 3 anni fa dal meccanico per essere sistemata, ma poi è stata lasciata lì, diciamo, in stato di abbandono. E dunque, diciamo così, io conoscevo il marito dell'erede che mi ha chiamato e mi ha proposto questa 75 che era ferma lì. Sono andato a vederla e, come vedete, la targa è Pordenone, infatti sono andato proprio a Pordenone a prenderla. Ho fatto un giro, l'ho vista e ho detto: rischiamo, insomma, la portiamo a casa e poi vediamo un attimo come andrà. Come vedete, la vernice è molto buona, ma questo è un difetto comune. Rosso cangiante. Esatto, del rosso Alfa. Poi avete visto sicuramente la bella ruggine sul passaruota, che è un altro difetto di quest'auto. Sì, beh, un po' tutte le auto... che hanno qualche anno alla spalle, esatto. Tenute fuori, insomma. Poi purtroppo è una cosa abbastanza normale. Sì, questa sicuramente è stata molti anni fuori, perché ho visto, diciamo così, l'ex proprietario non aveva il garage, quindi sicuramente dal 2004 è sempre stata fuori. Allora, ecco, incominciamo con alcuni particolari. I fanali, vabbè, a parte che sono rotti, non sono i suoi, perché questa è una 1008 carburatori prima serie. E per renderla, diciamo così, un po' più moderna, non so se il precedente proprietario o quelli ancora prima, gli hanno messo i fanali e la barra catarifrangente della seconda serie. Hanno voluto verniciare a bomboletta il paraurti, perché questo nasceva grigio scuro qui, grigio chiaro sulla fascia centrale e sempre il grigio scuro nella fascia sotto. Okay. E questa è stata un po' personalizzata. Sì, beh, diciamo che probabilmente la parte messa peggio di tutta l'auto è proprio la carrozzeria. Esatto. Quella su cui... se uno volesse restaurarla completamente c'è molto lavoro da fare. Sì, quello sì. E andiamo, però, hai qualcos'altro da aggiungere sulla carrozzeria? No, dai, allora, l'ultima cosa, le minigonne dovrebbero essere grigie anche quelle, le hanno verniciate. Sì, si vede, infatti. E l'ultimo particolare, se vogliamo far vedere, davanti, la mascherina, che non è la sua. Questa è sempre della seconda serie, perché la sua è molto diversa, insomma è di un unico colore, cioè grigio per tutte le auto, ma non è in tinta e da tutti gli stelli, se volete andare a vedere, insomma... È diverso. È diversa. Okay. Anche qui ovviamente stessa cosa. E vabbè, dai, quella sì. Allora, beh, la carrozzeria comunque, purtroppo essendo un'auto d'epoca ormai, è stata anche all'aperto, chiaramente ci sarà molto su cui andare a lavorare. Ma chiaramente la parte pulsante, la parte interessante dell'auto... È chiaramente il motore. Che cosa monta? Lo apriamo? Facciamo vedere. Vedere. Dopo ovviamente proviamo anche ad accenderla, esatto, giustamente. Facciamo il giro degli interni, esatto. Anche quelli. Eccolo qua. Allora ragazzi, dico la verità, io come sapete non è che sia grandissimo appassionato d'auto, anzi sono sempre rimasto nel mondo delle due ruote. E quando mi ha aperto il cofano, io ho quasi 30 anni, sono rimasto colpito, sono tornato indietro nel tempo all'auto che aveva mio nonno quando io ero piccolino, dal vano motore esagerato rispetto al motore che è davvero piccolo, cioè ci stiamo dentro io e te qua insieme al motore, ecco. E questo è ancora di tipo a carburatore, come vediamo, sì, qua, infatti. 1008 a dell'orto. Doppio carburatore, doppio corpo dell'orto. Sì, niente di particolare, insomma, un classico. Beh, sì, è stato uno degli ultimi a carburatori. Esatto, sì, perché comunque questa è stata immatricolata a luglio 88,
quindi è già un anno di passaggio dalla prima serie alla seconda serie, che ricordiamo nella seconda serie il 1008 era solo a iniezione e hanno mantenuto solo il 1006 a carburatori fino al 90 se non sbaglio, poi hanno eliminato totalmente i motori a carburatori per mantenere solo quelli a iniezione fino a fine produzione. Guardate la semplicità dell'impianto elettrico. Poi facciamo vedere questa bellissima modifica. Hanno aggiunto la tromba che si era staccata. Rispetto alle macchine, alle auto odierne, aprite il cofano, non riuscite neanche a cambiare la lampadina perché non c'è il posto. Guardate che cosa esagerata. Oltretutto a cambiare la cinghia servizi, distribuzione, che invece è a catena, doppia catena, è davvero impressionante, sembra quasi lavorare proprio su un mezzo a due ruote dove hai tutto il posto possibile e immaginabile per poterci mettere mano, quindi qui anche fare la distribuzione è abbastanza comodo, ecco. Non certamente come nelle macchine odierne in cui devi spesso tirare giù il motore, certamente, insomma, ma spesso devi smontare anche passaruote e quant'altro per cambiare lampadine, quindi oppure tutto il davanti, cioè qui non c'è neanche bisogno di smontare nulla. Se uno vuole tirare giù il motore basta che tolga il cofano e... Esatto. Io non l'ho mai fatto sinceramente, no, però qua, cioè, ho sentito dire che è impressionante, è una cosa che a me è balzata subito all'occhio da cattivo intenditore, perché io non sono appassionato di auto e davvero, cioè, guardate quanto posto c'è tra radiatore e motore, è impressionante anche per uno swap, esatto. c'è tutto il posto del mondo, insomma. Ricordando che io non sono meccanico ma sto imparando molte cose da appassionati, che è così che si fa, che mi danno consigli, e tra l'altro io sono elettronico, quindi queste cose le devo tutte imparare ancora. Dai, passando agli interni, vengo da dietro. Aspetta, fai vedere il particolare qua. Bellissimo. Hanno rifatto i ganci che si spaccano dentro, ci sono due gancetti. Io vengo da dietro, ti filmo da davanti che mi ci indichi un po' il tutto. A parte le condizioni che sono interne come da esterne, vediamo. Allora, questa è una prima serie restyling, quindi ha già il volante a stile Twin Spark, ecco, stile seconda serie, perché la primissima serie aveva il volante quello come la Giulietta, cioè con il clacson centrale. E dopo era di ferro qua e aveva la gomma solo attorno, ecco. E il contachilometri, insomma, il quadro strumenti è quello della prima serie. E nella seconda avete visto sulla mia Twin Spark, che è una seconda trovate serie. Trovate il link sotto al video, dopo lo lasciamo. Esatto, quello è diverso, insomma, come, cioè, è uguale, ma cambiano solo le serigrafie, diciamo così, dei quadro strumenti. Questo lo davano insieme all'auto, sì, però. Esatto, era un optional a pagamento. Anche il cielo scollato era un optional. Ok, perfetto. Quello è un classico. Guardate anche il freno a mano. Fantastico. Funziona. Mangia cassette. Mangia cassette, dopo facciamo vedere un particolare mangia cassette. Fantastico. I fusibili sempre appresso perché... Esatto. No, ma facciamo vedere... Facciamo vedere la caratteristica... Dopo, vabbè, dovrei cambiare tutta la parte anche interna, chiaramente. Ah sì, le porte qua che sono, esatto, purtroppo col sole. No, ma facciamo vedere riguardo all'elettronica, la parte più interessante, l'optional Alfa. Guarda. Vai, guarda qua. Aspetta, avviciniamoci per sentire il suono. Vai. Aspetta che spengo. Vai. E hai? Perfetto, fantastico. Mi aspettavo che dopo 3 anni ferma fuori funzionasse ancora. Esatto, vabbè, esattamente. Magari durerà anche poco, ma vedremo. Allora, ascolta, prima accensione, proviamo. Che poi prima accensione. Sì. Proviamo, dai. Decima. Sì, ci proviamo, perché comunque qua è sempre un prenderci. Tira l'aria, mi raccomando, anche qui c'è l'aria. Esatto. Sentite il carburatore, motore scorbutico. Grassa, appena accesa, fredda. Adesso purtroppo credo che ci sia un carburatore che non funziona molto bene, quindi fa fatica, ecco, a tenere il minimo. Sì, sta calando. Vediamo sempre
po' l'aria. È un po' alta di giri, ma tirando l'aria gira regolare perché è magra. Probabilmente sì, c'è qualche problema, ma lì sicuramente c'è da revisionare un po' anche il carburatore. Certo. Vuoi far sentire il sound dopo la posizione? Scorbutica esattamente come un due tempi a carburatore, impressionante, veramente. Esatto, ci torna indietro nella storia, davvero, davvero, davvero. Rispetto all'iniezione, i carburatori è molto più cattiva, se carburata ovviamente. A dovere, certo, piace. Assolutamente, assolutamente. Va bene, io direi che l'abbiamo vista, ma arriviamo poi alla parte probabilmente cruciale del video. Che cosa... Per qual motivo l'hai acquistata? Che cosa ci vorrei fare? Allora, io l'ho acquistata per tentare di restaurarla, valutare un attimo se conviene, anche perché è un modello che sì, è un po' raro perché 1.800 carburatore non è stata molto venduta. Si trovano tante 1.600, oppure 1.800 a iniezione, oppure anche 2.000 Twin Spark, ma 1.800 carburatori di questa serie qui si fa un po' fatica. Per quello che ho detto, va bene, proviamoci, portiamola a casa. E poi vediamo un attimo se conviene sistemarla oppure farla a pezzi, ma diciamo che facendo una valutazione globale direi che possiamo iniziare il restauro e con molta calma. Con molta calma, sì, anche perché l'altra comunque è da ultimare, c'è sempre qualcosina. L'altra, allora, inteso la Twin Spark, sì. Quella vista nel precedente, quella con cui giro praticamente tutti i giorni, tutte le sere, quindi prima, diciamo così, voglio finire quella, farla per bene e dopo mi metto qui con calma, con l'aiuto di mio fratello e mio padre. Esatto. E facciamo un po' tutto, insomma. Poi la meccanica mi farò dare una mano da qualcuno che ha... Beh, allora possiamo fare anche un annuncio, se c'è qualcuno, insomma, che può aiutare Matteo, perché io, ripeto, non sono appassionato, quindi non ho... A parte le condizioni di base, insomma, le solite cose su tutti i motori, che più o meno sono tutte quelle, però poi sappiamo che ogni motore ha le sue peculiarità. Esatto. Se c'è qualcuno che è interessato ad aiutare Matteo, può scrivere, lasciare una mail, un contatto sotto al video, che magari, insomma, c'è qualcuno. Sì. C'è qualcuno che può dargli magari una mano, insomma, è così. E niente, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Cosa facciamo? Se decidiamo di restaurarla, torneremo con altri video, quindi sì, dai, se siete interessati a vedere il restauro passo per passo, un po' alla volta, lasciatelo scritto un commento, soprattutto lasciate un like per supportare appunto il video e farci capire che appunto siete interessati al restauro di questo fantastico mezzo che ha fatto la storia, dai. Esatto, l'ultima, come dicono molti, l'ultima vera Alfa, anche se io sono alfista a 360 gradi, quindi non mi importa della Fiat, di quelle cose lì, a me se c'è scritto Alfa è un Alfa, insomma. Esatto, vero? C'è poco da fare. Va bene, dai, allora da Matteo, dall'Alfa e la FareTube è tutto, un saluto, alla prossima! Ciao.